Lo so, avete voglia di anguria, ma la solita fetta non vi ispira? Guardate qui. Buone notizie! L'anguria disseta con la sua componente acquosa, gratifica con la sua dolcezza, rallegra con il suo colore rosso vivo, ma non solo. L'anguria nutre con tanti nutrienti. Oggi voglio stupirvi con 10 ricette molto originali per mangiare l'anguria in modo particolare. È una rivelazione incredibile su questo frutto. Sapete da dove deriva il suo caratteristico colore rosso? Dal licopene, un antiossidante presente in quantità molto elevata anche nel pomodoro, che è rosso, ma l'anguria ne ha di più ed è utile per combattere i radicali liberi e rallentare l'invecchiamento. Alcuni studi hanno evidenziato che il licopene è utile per le vie respiratorie, protegge chi fuma e chi vive in ambienti inquinati. Per caso, a qualcuno di voi l'anguria risulta un po' difficile da digerire? Ecco allora, prima di tutto, due trucchi per digerirla bene. Bisogna mangiarla da sola e a stomaco vuoto, cioè senza altro cibo. Quindi a colazione come prima cosa o a metà mattina e a metà pomeriggio, mai durante la fase della digestione in corso. Oppure bisogna mangiarla subito prima, durante o subito dopo il pasto. Meglio il pranzo della cena per due motivi. Il primo è sempre per la digestione, il secondo è perché è diuretica e se mangiata di sera potrebbe interrompere il sonno. E come dare un tocco di originalità alla nostra anguria? Con le mie 10 ricette sfiziose. Eccole qua. 1. Come antipasto, gustala con un po' di spezie piccanti come pepe, paprika o peperoncino e una spruzzatina di lime o limone. 2. Tagliala a cubetti e condiscila con un po' di olio e feta per un pranzo o un break spezzafame, leggero ma ricco di gusto. 3. Aggiungila all'insalata e condiscila con un po' di salsa di soia e limone da mangiare rigorosamente come prima portata. 4. Prepara delle fettine, insaporiscile con un po' di senape e mettile al posto del pomodoro in un tramezzino o in un panino e il sapore contrastato lo renderà molto particolare e gustoso. 5. Con la polpa dell'anguria fai delle palline, mettile nel freezer, ghiacciale e poi usale come cubetti di ghiaccio nei tuoi cocktail o nelle bibite. Visto quanto è facile e gustoso stare bene? E per avere tante altre ricette, sempre particolari, basta iscriversi al mio canale. Clic! 6. Tagliala a dadini, mettila nell'acqua per fare un infuso aromatico insieme a qualche foglia di menta. 7. Frullala e bevila nel bicchiere per avere una consistenza vellutata. 8. Fai un ghiacciolo con il succo dell'anguria ghiacciato con uno stecchino. 9. Aggiungi del succo di anguria all'acqua gassata per creare una bibita molto dolce, frizzante, rinfrescante a quasi zero calorie. 10. Crea un semifreddo con una base di anguria a fettine e un top di sorbetto di frutta. Come dessert è ottimo e leggero, per non dire dietetico. L'anguria è ricca di minerali come magnesio e potassio e la consiglio in particolare agli sportivi. In estate potete usarla come energy drink dopo una sudata, sempre a patto che abbiate lo stomaco libero. Disseta, rimineralizza e previene i crampi. Ora però devo farvi una rivelazione. L'anguria non è un frutto, ma una verdura. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee come la zucchina, il cetriolo e la zucca. Incredibile, vero? Beh, frutta o verdura che sia, l'anguria è buonissima e non deve mai mancare nella nostra estate. E allora, buona anguria a tutti! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Diventate anche voi dei portatori sani di salute e di freschezza. Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Aspetto di leggere qui sotto le vostre domande, i vostri commenti e le vostre esperienze con queste ricettine. E nel mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto,
ci sono tante novità e consigli interessanti per stare bene in estate. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!